Buonasera e bentornati a questa diretta, questa lunga diretta con cui vi accompagneremo fino a tarda notte, legata a che cosa? Alle amministrative di Milano. Quest'oggi si è votato per il candidato sindaco, sono ufficialmente chiusi da 7 minuti i seggi, quindi in questo momento sta cominciando lo spoglio delle schede e a breve dovrebbe arrivarci anche il dato effettivo dell'affluenza al voto. Per chi non si fosse ancora collegato, discuteremo riguardo diversi aspetti della città di Milano, tra cui i problemi sulla mobilità, sull'Ecopass, tornare all'Ecopass della Giunta Moratti o mantenere l'area C della Giunta Pisapia, oppure ancora sul servizio militare, sul servizio di pubblica sicurezza nelle zone periferiche, sulle case popolari, sull'immigrazione, insomma su tutta una serie di argomenti che saranno utili per verificare l'andamento della prossima amministrazione milanese nei prossimi 5 anni. Ricordiamo che fino adesso abbiamo parlato con Zanetto, giornalista, che ci ha raccontato un attimo quella che secondo lei è l'affluenza alle urne, un'affluenza che si aggira intorno per ora al 42%, ma ricordo che sono dei dati che si rifanno alle ore 19, sono passate 4 ore e quindi adesso bisognerà vedere quale sarà l'affluenza effettiva. Noi aspettiamo. Abbiamo sentito anche la nostra inviata, Ilaria, dalla sede della Lega Nord, e dove si respira un'aria ovviamente non di clima festivo. Perché? Perché oggi pomeriggio, come sappiamo, a causa di un incidente stradale è morto Buonanno, storico portavoce della Lega Nord, appunto, a cui noi vanno le nostre condoglianze, a parenti, amici e allo stesso partito. Di che cosa si è parlato? Di cosa abbiamo parlato fino adesso? Fino adesso abbiamo parlato di quali sono i principali candidati, del fatto che si raggiungerà probabilmente un ballottaggio. È ovvio che dovremo aspettare un primo dato sui primi spogli, sugli spogli delle prime zone. Se la regia mi può mandare l'infografica dei municipi, quindi della divisione della città di Milano, perché c'è una novità sostanziale rispetto a 5 anni fa. Che cosa succede dalla giornata di oggi? Dalla giornata di oggi i municipi avranno dei poteri in più. Eccola qua, la nostra infografica. Noi ci siamo fatti una domanda, diciamo, stesse zone, maggiori poteri? Allora, in teoria sì, maggiori poteri. Perché? Perché Milano, come sappiamo, è divisa in 9 zone che verranno appunto denominati municipi, e l'idea che cos'è? È che dal governo centrale di Milano, quindi dal comune, da Palazzo Marino, i soldi pubblici verranno gestiti direttamente dalle zone municipali, dai consigli di zona, dai nuovi municipi. Questo significa che se il municipio 7, che è quello di San Siro, trovano una buca, sarà la zona 7 a doversi occupare di quella buca con i soldi che verranno dati dalla zona centrale. Questo è un punto del programma elettorale di numerose liste. Vedremo se sarà attuato e vedremo se veramente i municipi avranno tanto potere. Noi abbiamo sentito settimana scorsa, nel corso dell'intervista, lo speciale che abbiamo svolto noi, che ha diretto il responsabile editoriale della televisione web Fabio Ranfi, dove abbiamo avuto appunto qui con noi ospiti tanti e tanti candidati, sia per il comune sia per i municipi, che ci hanno raccontato la loro Milano, le loro idee, i loro progetti per il futuro, dalle zone pedonali, uno dei principali appunto argomenti di queste elezioni, che sembra un argomento da poco ma è molto importante, l'area pedonale nella zona del Castello Sforzesco. Tenere l'area pedonale oppure no? Oppure ancora migliorare il trasporto pubblico e quindi diminuire ulteriormente la zona utilizzabile dalle macchine? A questo si ricollega anche il discorso sull'Ecopass, il discorso sulla famosa area C. C'è chi promuove addirittura che l'area C venga espansa fino addirittura ai limiti della città di Milano, certo con un aggiustamento e con un nuovo percorso di linee ferroviarie statali, come ad esempio l'ATM, che appunto allunghi i percorsi, allunghi anche gli orari di lavoro e tutta una serie di indicazioni per diminuire l'inquinamento. Come stavo dicendo, abbiamo avuto qui con noi molti candidati ai vari municipi e ai vari consigli di zona.
che facenti parte di diverse liste, perché noi sappiamo che ci sono nove candidati sindaci ufficiali e di questi nove i principali, che sono sostanzialmente tre, ovvero Stefano Parisi, ringrazio la regia che è sempre puntuale nel darci le infografiche, Giuseppe Sara per il centro-sinistra, scusatemi, Stefano Parisi per il centro-destra e Gianluca Corrado. Questi sono i tre macro gruppi che si andranno a contendere questa poltrona in senso positivo, questo seggio, questa possibilità di amministrare una delle città più importanti al territorio nazionale, alla quale ovviamente verranno poi unite le elezioni a Roma, nella capitale. Avere per esempio lo stesso partito politico che amministra Milano e Roma potrebbe voler dire cambiare il corso della storia del nostro paese, perché due città come Milano e Roma sicuramente influirebbero sul governo centrale. Come dicevamo prima, avremo in collegamento con noi tanti ospiti. Abbiamo avuto dei problemi con l'audio, lo stiamo sistemando, quindi a breve potremo ricominciare appunto a commentare insieme a giornalisti e a candidati politici quelle che sono le elezioni di questa sera. Abbiamo sentito, come dicevamo prima, la nostra inviata Ilaria, che probabilmente ci darà l'occasione di poter parlare con lo stesso Salvini, leader della Lega Nord, riguardo appunto al risultato che la Lega potrebbe ottenere questa notte. Io come sempre vi invito a scriverci via chat, via telefono, chiamandoci. Noi ci siamo, rispondiamo alle vostre chiamate, rispondiamo ai vostri commenti. Abbiamo già ricevuto ovviamente dei nuovi messaggi. Io ne leggo subito uno, Alessandro, che ci scrive: quanto ha influito il cambio di candidati nel 5 Stelle? Beh, obiettivamente tanto, perché Patrizia Bedori, che probabilmente già dal principio non era ideale, la candidata ideale in una città come quella di Milano, e ha influito perché si sono dovute svolgere due campagne elettorali diverse. Da una parte avevamo la prima tranche, diciamo, di campagna elettorale da novembre a marzo del 2016, poi ricordiamo che a marzo Patrizia Bedori ha dovuto dimettersi per appunto degli insulti che avrebbe ricevuto riguardo la sua persona, insulti gravi che l'hanno portata appunto a non reggere la pressione. E quindi che cosa è successo? Che ad fine marzo è subentrato un nuovo candidato, un candidato uomo, Gianluca Corrado, e quindi una nuova campagna elettorale. Alessandro, ci viene da risponderti che sì, ha influito pesantemente. Certo che comunque sia la città di Milano, è una città, scusate, che funziona e che quindi comunque vede sempre come maggiore, diciamo, probabilità di vittoria i candidati del centrodestra e del centrosinistra. Noi presumiamo appunto che si vada al ballottaggio tra questi due movimenti politici a scanso di qualche novità che potremo scoprire anche grazie al nostro vicepresidente Adriano Cavicchia, che ci racconterà in diretta dagli spogli che cosa sta succedendo, se si sapranno delle cose in relativo anticipo rispetto appunto a quelle che sono poi i risultati ufficiali che scopriremo in tarda notte. Ancora una volta io vi rimando a un breve spot. Attenzione, attenzione, perché abbiamo un primo exit pool che mi è stato dato. Attenzione, che c'è? Eccolo qui, eccolo qui. Allora, abbiamo un primo exit poll che ci dice che Giuseppe Sala è il candidato leader in questo momento. Ovviamente gli spogli sono pochi, l'exit poll. L'exit poll significa che coloro che, diciamo, è una prima immagine in relazione a quello che è appunto la nostra. I primi risultati dal sito della Repubblica. In questo momento Giuseppe Sala starebbe tra il 41 e il 45% tra gli elettori, quindi attenzione perché si avvicina clamorosamente a una vittoria talmente netta dal non andare al ballottaggio. Segue ovviamente Stefano Parisi con una, diciamo, una percentuale che si aggira, no? Tra il 35 e il 39%. Segue Gianluca Corrado che al momento non rispecchia le aspettative in negativo, perché abbiamo un 8/12%, ricordiamo che sono exit poll.
E in quarta posizione abbiamo i radicali con Cappato, che si aggira invece intorno al 3 e al 6%. Non so se abbiamo dei risultati anche per gli altri candidati, la regia mi conferma che non li abbiamo, quindi questa è la prima infografica. Abbiamo già una novità assoluta, si parlava di un ballottaggio, si parlava di un testa a testa tra Sala e Parisi, in realtà in questo momento Sala sembrerebbe in vantaggio, avere un vantaggio molto consistente nei confronti del principale concorrente. Io vi lascio, lasciateci commenti come al solito, saremo in linea ancora con la nostra inviata della Lega Nord proprio per poter parlare di questi primi exit poll e noi ci rivediamo tra poco.